Buongiorno per tutti ragazzi, io sono Mr. Ferrix e oggi, mamma mia ragazzi, gasati a bestia perché è ricominciata la closed beta di Overwatch. Non sai cos'è Overwatch? Se tu stai guardando questo video ed è la prima volta che senti parlare di Overwatch o non sai che cos'è, clicca qui su questo banner e vedrai un nuovo video, ovvero il video che ho fatto prima quando è uscita, diciamo, la prima closed beta per quanto riguarda Overwatch. Quello che andremo a fare oggi invece sarà analizzare le novità che sono state portate ad Overwatch. Bene, se sei arrivato a questo punto del video, già sai di cosa stiamo parlando, ovvero di Overwatch, l'FPS della Blizzard, dove a differenza di tutti gli altri FPS non sarà il singolo gamer a fare la propria classe, ma avrà ogni personaggio che avrà una sua classe e quindi senza dilungarci l'avrete già visto dall'altro video. Ok, cosa è stato fatto di nuovo in questo gioco? Innanzitutto ragazzi è stata inserita una nuova modalità che si chiama Conquista, ovvero la squadra A e la squadra B si scontreranno al centro della mappa per conquistare questo obiettivo. Si divide su 3 round, la prima squadra che conquista 2 obiettivi nella mappa vince la partita. È una modalità molto interessante, molto frenetica soprattutto ragazzi, quindi poca strategia ragazzi, parliamoci chiaro, giù botte, giù fucili, giù tutto quello che potete, dovete conquistare quel maledetto obiettivo. Inoltre è stata migliorata di molto a mio parere la possibilità di interagire con i compagni di squadra, perché una delle lamentele che avevo fatto per quanto riguarda la prima fase della beta era proprio che non c'era, diciamo, armonia tra i compagni, magari prendono tutti assaltatori o tutti tank, insomma era un po' più difficile. E quindi queste qua sono state le modifiche principali. Ovviamente la cosa migliore che hanno fatto fino adesso nelle modifiche, negli aggiornamenti, nelle novità è stato quello di nerfare e buffare i vari champ. Per nerfare e buffare significa potenziare o depotenziare i vari champ. Infatti il problema che non avevo riportato poi nel video precedente, ma che avevo riportato dopo giocando, è che le persone utilizzavano quasi sempre gli stessi champ perché erano troppo più forti rispetto ad altri. Quindi andavi a prendere un champ X che era debole perché ovviamente non era bilanciato bene e ti trovavi male. Quindi sono stati bilanciati molto i champ, l'ho visto, e adesso diciamo si possono riutilizzare tutti quanti i vari campioni. Oltre a questo sono state inserite altre 2 mappe, quindi vediamo che il job one pool iniziale di mappe viene aumentato, vengono aumentate anche le modalità, quindi sembra che il gioco, a differenza come avevo detto prima, che il mio timore era che il gioco doveva diventare un po' monotono con solo 2 modalità e poche mappe, ovviamente come era preventivabile si sta ampliando un po' tutto quanto il gioco. I campioni invece sono rimasti gli stessi e non è ancora ben chiaro se ci sarà un sistema di rotazione gratuita, per capirci tipo quella di League of Legends o Heroes of the Storm, per cui ogni settimana ci saranno dei campioni gratuiti, altri campioni sbloccabili, o se sono quelli che vediamo restano quelli e poi magari in futuro possono essere aggiunti, comunque tutti quanti sbloccabili. Altra novità abbastanza fica ma relativa un po' a se stessa, nel senso non implementa di moltissimo l'esperienza del gioco, è l'inserimento dei rifornimenti. Infatti mentre prima il giocatore si saliva di livello, ma non... oddio raga, non anche mi ricordo se saliva o meno di livello, sì c'erano le statistiche e tutto quanto, però non c'era diciamo proprio un livello da 1 a 100 per dire, nel senso adesso c'è una nuova evoluzione, quindi si salirà proprio di livello, ma si salirà acquistando, cioè o meglio scusate, acquistando esperienza nel gioco, però una volta salito di livello verrà dato, chiamiamolo un rancio di rifornimento, delle criptochiavi per fare dei paragoni con dei giochi che conoscete di più, comunque ti verranno dati questi forzieri dove all'interno troverete degli oggetti che servono però soltanto a livello estetico ragazzi, quindi migliorerete solo l'estetica del vostro personaggio. Questi miglioramenti estetici ovviamente potranno essere fatti anche con i money, come sempre ragazzi. Bene, che dire, diciamo le novità sono state queste principalmente. Ah, è stata inserita anche la possibilità di giocare con i bot, quindi magari potete, se volete provare un personaggio e non potete andare subito in pubblica, diciamo così, potete allenarvi con i bot nelle varie mappe, nelle varie modalità. Quindi ragazzi, che dire, io adesso lo sto squagliando abbastanza Overwatch, è un gioco che sto aspettando moltissimo, spero che possa rivelarsi un gran bel gioco, non so dirvi onestamente se potrà essere... come dire, un gioco che andrà a surclassare i vari Call of Duty e Battlefield, ma senza dubbio è una fantastica alternativa nel mondo videoludico. Vi ricordo che Overwatch non ha ancora una data di uscita determinata, non si sa ancora quando uscirà perché come detto siamo adesso nella seconda fase beta, quindi una closed beta in seconda fase, ma quando uscirà uscirà sia per PC sia per PlayStation 4 che per Xbox One. Bene ragazzi, lasciate tantissimi like per questo super video, da Ferrix è tutto e noi ci vediamo ovviamente in un altro video. Bella!